Anche il comune di Campobasso ha aderito alla settimana nazionale della dislessia e disturbi dell'apprendimento. Come affrontarli, come parlarne ai ragazzi e alle famiglie sono i temi affrontati nel corso di una serie di iniziative che hanno coinvolto gli studenti delle scuole della città. Alla Colozza la presentazione del libro, l'autobiografia dell'attore dislessico Francesco Riva, che è stato protagonista del monologo che si è svolto alla Petrone alla presenza di un nutrito gruppo di studenti. Noi naturalmente l'amministrazione comunale non ha voluto con questo progetto creare un convegno per gli addetti ai lavori, ha voluto soltanto che Francesco Riva, dislessico, porti una testimonianza ai ragazzi, dando fiducia ai ragazzi e facendo capire appunto ai ragazzi che nonostante la dislessia si può arrivare dove si vuole. Ecco, parliamo di Francesco. Francesco è un ragazzo che ha tutti i disturbi specifici dell'apprendimento, li raccoglie tutti insieme, ma grazie alle capacità dei suoi genitori, della fortuna di aver trovato insegnanti che ancora prima di una legge avevano una sensibilità a capire che Francesco aveva bisogno di strumenti diversi. E questa è stata una carta vincente per lui. In più vincente è stato da parte della famiglia capire che lui aveva un grande desiderio, aveva questo talento per il teatro che ha coltivato fino dall'età di 7 anni, portandolo avanti elementari, medie, superiori, fino a rifare l'Accademia Euteca di Roma. Il problema vero è ancora far comprendere spesso e volentieri alle famiglie che non c'è nulla di cui preoccuparsi, di cui vergognarsi e che nei loro figli è solo un modo meraviglioso di interpretare il mondo. È importante parlare con i ragazzi, è importante che ci sia Francesco Riva, il quale è un ragazzo dislessico, e allora lui attraverso il teatro è riuscito a riprendere fiducia in se stesso e a recuperare anche lì dove altri avevano fallito. In questo caso forse la scuola, fino ad un certo punto, sentendo proprio lui, ascoltando il racconto della sua vita, fino a un certo punto la scuola aveva fallito, ma poi ha recuperato e col suo grande impegno e la fiducia in se stesso, che aveva recuperato anche attraverso il teatro per quanto riguarda Francesco Riva, ma ci sono, ecco, io sono qui per esempio come assessore allo sport, perché lo sport può essere quella chiave di volta per sbloccare tanti altri ragazzi, come la musica, come il canto. Ognuno ha un qualcosa da dire.